Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno, tempo ordinario dell'anno pari, 22ª settimana, lunedì. Dobbiamo stare con Gesù. Lui è il Maestro, che una volta vuole andare subito dopo l'effusione dello Spirito Santo sulla sua umanità al fiume Giordano, vuole andare nella sua patria, Nazareth, dove era cresciuto, dove era stato lì in mezzo agli altri 30 anni, accanto alla sua mamma Maria di Nazareth, accanto al suo papà putativo Giuseppe, San Giuseppe. E la gente quella volta lo vide entrare come al solito, dice il brano di San Luca, nella sinagoga. Si fece dare il rotolo delle scritture, l'inserviente glielo portò, era il rotolo di Isaia, trovò il passo dove si dice: lo Spirito del Signore è su di me. Ecco, inizia così la predicazione di Gesù, nella potenza dello Spirito Santo. Lo Spirito del Signore è su di me, per annunciare, proclamare ai prigionieri, noi siamo tutti prigionieri, la liberazione, ai ciechi, noi siamo tutti ciechi, abbiamo in Lui recuperato la vista, la libertà agli oppressi, oppressi dal nemico, da Satana. Lui ci offre, proclama l'anno di grazia da parte di Dio, del Signore. Si sedette come un maestro. Tutti avevano gli occhi fissi su di lui. E c'è un primo momento di grande ammirazione, potremmo dire esaltazione. E si dicevano: ma non è il figlio di Giuseppe? Non conoscevano il mistero della concezione per opera dello Spirito Santo nella Vergine Madre Maria di Nazareth. E Gesù, quasi seguendo il loro pensiero, dice: voi vorreste che quello che avete sentito dire intorno ai miracoli, ai prodigi fatti da Gesù di Nazareth a Cafarno, siano ripetuti qui. Tutti guardavano a lui. Avevano una gloria per cui vantarsi. Eppure Gesù fa comprendere a tutti loro che manca quella base nuova della fede. E ricorda ai suoi compaesani, concittadini di Nazareth, che ai tempi di Elia il profeta fu mandato a una vedova di Sarepta di Sidone, una straniera. Ai tempi di Eliseo, il lebbroso, che era Naaman il Siro, fu sanato mentre era di un popolo ben diverso dal popolo eletto. Tutti, mentre prima fissavano Gesù come la loro gloria, adesso tutti si rivoltano contro di lui, lo trascinano sulla cima del monte, lo vorrebbero far precipitare, ha offeso tutti loro. Ha ricordato la fede. Ma Gesù, dice l'Evangelista San Luca, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Non si può restare, Gesù. Gesù è in cammino. Oggi giunge in mezzo a noi. Magari attraverso un missionario, una voce che sembra
quella non genuina, ma porta la forza dello Spirito Santo, se ci ricorda il progetto di Dio, la salvezza, attraverso l'umiltà. Così anche San Paolo ha dovuto frequentare questo itinerario di debolezza e dice, scrivendo la sua prima lettera ai Corinzi, i cristiani di Corinto, sono venuto in mezzo a voi non con l'eccellenza della sapienza dei greci, ma con la potenza dello Spirito Santo. Sono venuto in mezzo a voi nella debolezza. San Paolo, sì, sapeva parlare un po' il greco, ma non con quella perfezione della Caia, della Grecia d'allora. Sono venuto in trepidazione, in timore, molto timore, perché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Dio che esalta gli umili. Così, quella volta, nella piccola città di Nazareth, sì, c'era una piccola donna, Maria di Nazareth, piena di umiltà, che con tremore seguì quel gruppo di scalmanati, diremmo noi, che volevano precipitare suo figlio dalla rupe. La Vergine del tremore, dell'amore. Ma lei è dalla parte del suo Signore Gesù, del suo figlio. Lei sarà sempre dalla parte del suo Signore Gesù, anche presso la croce, farà parte immacolata della corredenzione. La redenzione viene solo dal Signore, ma lei è la prima a offrire la propria corredenzione immacolata. Ed è la prima ancora oggi, nella gloria del cielo, a seguire per diritto e per amore tutti noi che siamo Suoi figli. Seguiamo la via dell'umiltà, della purezza, della santità vera, dell'ascolto vero del Signore. La parola di Dio è potenza di Spirito Santo dentro di noi. Deve germogliare, fruttificare moltissimo, non solo per noi, per la santità che noi dobbiamo tutta vivere in Dio. Dio è santo. E se noi viviamo nella sua grazia, siamo per grazia sua santi, fino a comunicare anche agli altri questa luce di amore che è la grazia. O Maria, Vergine dell'amore, Vergine della grazia, purissima, immacolata, donaci la tua principale virtù umana, l'umiltà. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Ed ora in poi, tutte le generazioni, anche noi, ti proclamiamo beata, santissima, Vergine, Madre di Dio, Maria di Nazareth. Pace e bene a tutti, mentre scende su di noi la benedizione del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la benedizione del cuore immacolato di Maria. Pace e bene.